Ciao a tutti ragazzi, sono Gastrochio di Tigre. Siamo qui su Mass Effect. In questo primo video mi limiterò a creare il personaggio, perché io lo voglio fare uguale al personaggio della volta precedente. E siccome voglio fare solo d'aspetto qual è la carriera, voglio un po' cambiarla per non fare uguale, proprio uguale a prima. Benvenuti nel database dell'esercito dell'Alleanza. Informazioni classificate richieste. Creazione connessione sicura. Connessione sicura confermata. Ok, molto bene. Inserisci il nuovo IT. Collegarsi per accedere siccome al profilo. Siccome nell'altra partita l'ho chiamato Gas, per non confondermi qui faccio ODT, che è la protezione di orecchio di tigre. Accetta. Ok. Ricostruire il profilo. Ricostruiamo il profilo. Confermare storia pre-servizio. Allora, spaziale. Entrambi i tuoi genitori presentavano servizio alla Marina dell'Alleanza. Hai trascorso la tua infanzia a bordo di navi e stazioni spaziali, spostandoti ogni volta che i tuoi genitori ricevono un nuovo incarico. Volendo seguire le loro orme all'età di 18 anni, decidesti a arruolarti. Sei nato e cresciuto su Minduar, una piccola colonia di frontiera nella fascia di Attica. Quando avevi solo 16 anni la colonia venne attaccata dagli schiavisti, che massacrarono i tuoi amici e tutta la tua famiglia. Una pattuglia dell'Alleanza di passaggio ti trasse in salvo e pochi anni dopo ti arruolasti nell'esercito. Terrestre, sei un orfano cresciuto nelle strade delle grandi megalopoli terrestri, volendo lasciarti alle spalle quella vita fatta di espedienti e soprusi da parte delle bande criminali, decidesti di arruolarti nell'esercito dell'Alleanza all'età di 18 anni. Faccio spaziale. Confermare profilo psicologico. Superstite, durante la tua carriera una missione si trasformò nel peggiore degli incubi. In bilico tra la vita e la morte hai dovuto sopportare una condizione fisica e psicologica straziante. Tu riuscisti a sopravvivere stringendo i denti quando tutti gli altri si abbandonavano alla morte. Ora sei l'unico a poter raccontare quella terribile vicenda. Eroe di guerra, nei primi anni della tua carriera militare hai dovuto confrontarti con un avversario molto potente. Hai rischiato la vita per salvare i tuoi commilitoni e sconfiggere il nemico quando tutti avevano già abbandonato ogni speranza. La tua impresa eroica è stata premiata con una medaglia e riconoscimenti da parte della flotta dell'Alleanza. Implacabile, nel corso della tua carriera militare hai sempre seguito una sola semplice regola: fai il tuo dovere. Ragazzi, scusate, la mia voce è questa. So che è un po' noiosa e ho anche mal di gola. Quindi non riesco a parlare meglio di così. Sei stato considerato freddo, cinico e brutale. La tua reputazione suscita rispetto e timore, ma quando il fallimento non è un'opinione, sei la persona giusta a cui rivolgersi. Eroe di guerra. Confermare specializzazione militare. Questo qui ve li dico in breve perché sono stanco di leggere. Oh, mal di gola, non ci riesco. Soldato, in pratica puoi usare tutte le corazze e tutte le armi. Ingegnere, sei più tecnologico. Sei più all'avanguardia con la tecnologia e le pistole. Adepto ai poteri biotici, corazza leggera, uso di pistole. Incursore, che è quello che farò io, quindi vediamo dopo. Sentinella, se non erro, era un misto tra biotico e tecnologico. Non possono essere armi avanzate. Ricognitore, pistole, fucili, corazze medie. E guardare dall'immagine i poteri biotici. Infine, incursore, che è quello che faccio io, è tecnologico e fucile di precisione. Giusto? Confermare specializzazione militare. Sì, fucile di precisione, indossare corazza media. E allora perché qua mi dà fucile d'assalto? Confermare identificazione volto. E ora arriva la parte noiosa. Allora, struttura volto. Vediamo un po' qua. Voglio proprio farlo qua. Per me sono abituato a vedere in quel modo, cioè. Ok, guarda, passare questo. No, dall'altro lato. Tipo di pelle, la prima. Devo messo qualche cicatrice. Ma non mi ricordo. Se me sì che avevo messo questo. O questo? No. No, mi sa che non l'avevo messo. No, facciamo niente. Questa. Mi piace che l'avevo fatto stretto, forma molto. Stretto, la schezza guancia. Questo lo guardo per l'altro. Girati. Girati. Oh, ah, col tasto destro, scusate. Certo, zigomi. Più o meno così. Ah, ok. E così. Sembra che l'avevo fatto più o meno meglio. Orientamento più indietro. Sì, proprio meglio. Poi, occhi. Allora, forma degli occhi. Ok, forse mi ricordo. Sì, erano quelli. Questi poi, un'altezza.
Vigo, non area, a distanza abbastanza vicina, profondità minima, idem per la profondità per le sopracciglia, un po' più alta, e il colore dell'iride, adesso un problema, adesso un mezzo gatto. Ok, senza terra prima. Ma scendo, spostamento minima, profondità, pure. No, non sono arrivato. Girati, passo destro, sono scemo. Sì. Allora, rotta. Ok, quindi perché? E mi sa che era questo. Vita minima, questo minimo, non si mi fatta minima. Tanto lo vero. Naso, ok, siamo quasi al finale. Mi sa che era. Sempre minima, avevo messo tutto il minimo. Capelli. Allora barba. Era, no? Questa. Sopracciglia, adesso un problema. Per ricordare. Mi sa questa. Cucciatura. Allora, cucciatura era quella. Colore dei capelli. Sì, mi sa che è quello, controlliamo. Sì, sì, è quello. Allora, davanti. Ok, quindi colore. Barba e baffi. Cucciglia. Un concilio qua. Mi chiamo? Questo? Questo? Mi sembra questo. Boh. Fatto. Fine. Ricostruzione profilo completata. Auditi Shepard, spaziale, ero di quello. Incursore, fucili d'assalto. Mi sa che non è uguale. Ma ve lo tengo così. Dopo entro nella mia partita e vi faccio vedere com'era. Identificazione confermata. A livello, diciamo, normale. Cioè, non so che cos'era. Sì, se segnare i punti. Ah, ok, no, i punti li metto io come voglio. Anzi, no, la squadra mettili come vuoi tanto. Che almeno va giusto. Mira assistita, facciamo normale. Abilità di squadra attivo. Sottotitoli, sì, salvataggio automatico no. Accetta. Ascoltiamo la storia e vi faccio vedere com'era il mio Shepard, che per me è bellissimo. E poi vi saluto. Shepard? Lui è uno spaziale. Ha trascorso gran parte della sua vita a bordo delle navi. La sua famiglia ha una lunga tradizione militare. Entrambi i suoi genitori erano nella marina. Ha provato il suo valore durante l'assalto, respingendo le forze nemiche fino all'arrivo dei rinforzi. Se Elysium esiste ancora è solo grazie a lui. Il suo coraggio è indiscutibile. L'umanità ha bisogno di un eroe. Shepard è il migliore che abbiamo. D'accordo. Nel 2148 gli esploratori scoprirono delle rovine le rovine di un'antica civiltà spaziale su Marte. Nei decenni successivi questi misteriosi manufatti rivelarono delle nuove straordinarie tecnologie che consentivano di raggiungere i sistemi più remoti della galassia. Tutto ciò era reso possibile da una forza che... E vabbè, leggete voi. Mass Effect. Siamo in prossimità del portale di Arcturus Prime. Sequenza di trasmissione avviata. Comandante. Connesso. Calcolo massa in transito a destinazione. Il portale è attivo. Acquisizione vettore di avvicinamento. Prepararsi al transito. Libera, avvicinamento in corso. Attraversamento portale tra 3, 2, 1. Propulsori, ok. Navigazione, ok. Ozia di missione interna attivati. Tutti i sistemi sono in linea. Deviazione 1500 km.
Un margine accettabile. Il tuo capitano sarà soddisfatto. Quel tizio non mi piace. Nilus ti ha fatto un complimento. Perché lo detesti? Ho appena attraversato mezza galassia e colpito un bersaglio grande come uno spillo. Altro che accettabile, è straordinario. E poi gli spettri portano solo guai. Non mi piace averlo a bordo. Sarò anche paranoico. Lo sei, infatti. Questo progetto è stato finanziato anche dal Consiglio. Hanno il diritto di mandare qualcuno a controllare il loro investimento. Questa è la versione ufficiale, ma solo un idiota ci crederebbe. Ok, Mass Effect, tanto per iniziare, per chi non lo conosce, si può interagire con scegliendo cosa far dire. Di solito non inviano degli spettri per un semplice viaggio inaugurale. Il capitano ci sta nascondendo qualcosa, me lo sento. Joker, rapporto. Abbiamo appena attraversato il portale, capitano. Sistema di occultamento attivato. Sembra tutto ok. Bene. Ora trova una boa ricetrasmittente e collegaci alla rete. Voglio che il comando dell'Alleanza abbia un rapporto prima che raggiungiamo Eden Prime. Agli ordini, capitano. Meglio che si tenga forte, signore. Credo che Nilus la stia venendo a trovare. È già qui, tenente. Dia al comandante Shepard di raggiungermi nella sala comunicazioni per un debriefing. Subito. Hai sentito, comandante? Sembrava arrabbiato. Forse la missione non procede secondo i piani. Il capitano ha sempre quel tono quando parla con me. Chissà perché. Ok, molto bene. Vabbè, questo qui segno tutto come già detto, perché... E non farò come al solito che di solito... non riesco a parlare. E non farò come al solito che alla fine vi leggo tutto, perché... L'Alleanza... Di là che si può sentire. Ma ragazzi, è davvero un sacco di roba. Adesso, qui chiudo. Anzi, fammi controllare una cosa. Devo anche reimparare i tasti perché non ci sono più abituato. Da un po' che non ci sono. Per esempio. Vediamo un attimo se c'è precisione. Non potevo ingrandire. Sono sicuro che c'era un tasto per zoomare. Ok, trovato. Vai per mettervi l'arma. Ok, non era così. Che cazzo ho fatto? No! Ho lanciato una granata. Sto facendo danni. È andato via il volume. È esplosa una granata e ho tolto il volume. Ah, ho cliccato. Come cazzo si mette la PZ? Ho usato R la granata. Q, trovato. Ok ragazzi, riprenderò un po' la mano con i comandi. E adesso vi faccio vedere com'era l'altro Shepard. Mi sa che forse l'ho fatto uguale. Salva. Vaffanculo, avevo ragione, gli avevo messo la cicatrice, per il resto è uguale. No, forse il naso è diverso, gli occhi è... La firma. Ok, non è proprio uguale, però ci assomiglia veramente tanto. Mi sa che faceva solo il naso, la forma degli occhi e la cicatrice. Beh, non mi dispiace, è molto simile. Visto, c'avevo quel dubbio della cicatrice. Beh, è molto simile, non mi lamento. Molto bene, ragazzi. Ora lo rifaccio, no, non è vero, col cazzo. Molto bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo, dove inizieremo a giocare seriamente a Mass Effect. Ciao ragazzi.